ragazze, oggi ho deciso di registrare un video un pochettino diverso del solito. In realtà vi avevo già chiesto se vi poteva interessare questo video tantissimo tempo fa. Alla fine però tra una cosa e l'altra non l'ho più registrato e oggi ho deciso di registrarlo. Quindi voglio parlarvi di tutto quello che utilizzo per registrare i miei video, quindi quello che c'è dietro ai miei video. Quindi voglio parlarvi della videocamera che utilizzo, dei softbox che ho scelto di acquistare, insomma tutto quello che utilizzo per appunto per registrare. Quindi partiamo. Tra l'altro, prima di partire volevo, non so se alcune di voi si saranno accorte, che ho la frangetta che tende un pochettino al rosso. Vi spiego perché. E settimana scorsa sono andata a schiarire i capelli, specialmente le punte, ho fatto di nuovo un effetto simil satushi, in realtà è un 3D perché ci sono diversi tipi di biondo. Però io e la parrucchiera non ci siamo capite e mi ha fatto anche la frangia bionda. Quando poi me li ha asciugati non mi piacevo assolutamente e ho chiesto di farli tornare castani, quindi del mio colore. Però mi ha messo un colore leggermente più scuro. Non so, fatto sta che alla fine quando sono tornata a casa la sera che mi sono guardata bene allo specchio avevo i ciuffi completamente neri, non mi piacevo assolutamente. Quindi 2 giorni dopo sono tornata sempre dalla parrucchiera, però ho chiesto di farmeli schiarire. Essendo però a tinta nera, perché alla fine mi ha fatto la tinta nera, ha dovuto decolorarli. Andando a decolorarli sono venuti rossi, tendono al rosso, quindi adesso li tengo un pochettino così perché alla fine ho fatto 3 tinte in 2 giorni sui capelli, sulla frangetta, e quindi non voglio andare a peggiorare la situazione e voglio lasciarli respirare un attimino, però ho intenzione di, non so, fra una settimana, due, consigliatemi voi se farlo oppure no, di andare a farli tingere di castano e fare tornare un pochettino il mio colore, perché comunque con il biondo un pochettino riflesso rosso io lo noto. Però fatemi sapere voi se mi consigliate di farlo oppure se mi consigliate di restare così, ecco, perché non voglio troppo rovinarli, perché già prima me li hanno decolorati, poi me li hanno tinti di nero e alla fine li ho decolorati ancora, e quindi non voglio rischiare di rovinarli, ecco. Adesso però partiamo con il video vero e proprio. Innanzitutto, con cosa registro i video? Che videocamera utilizzo? Adesso in quest'ultimo periodo sto utilizzando la Canon EOS 700D. In realtà quando ho iniziato a fare i video non utilizzavo questa videocamera, ma utilizzavo sempre una Canon, però era una compatta. Ora non ricordo precisamente il nome del modello, però magari vi lascio qua sotto nell'info box il link sia alla videocamera che utilizzavo prima, sia a questa che è appunto la EOS 700D. Questa è una reflex, quindi sicuramente è molto più professionale rispetto a quella che utilizzavo prima. La qualità di questa videocamera è superiore rispetto a quella che avevo prima. Io la differenza la noto, questa registra in 1200 HD, mentre l'altra, se non sbaglio, in 720 HD. Comunque, quindi questa la preferisco a livello di qualità, la vedo più, la qualità si vede molto di più la differenza, io l'ho notata nel cambiare videocamera. E un'altra cosa, ha la messa a fuoco manuale, quindi è questo particolare, diciamo, è molto più bello da vedere, perché comunque vedete me in primo piano e poi c'è lo sfondo dietro sfocato, quindi l'attenzione ricade sul mio viso e questa cosa secondo me attira molto di più l'attenzione dello spettatore, quindi cade l'occhio sicuramente maggiormente sulla persona che è in primo piano, sull'oggetto in primo piano. Quindi il particolare delle reflex, che hanno questa possibilità di mettere a fuoco gli oggetti e sfocare lo sfondo, sicuramente la trovo molto più professionale, ecco perché ho deciso di acquistarla. Invece quando ho iniziato a fare video avevo già questa, appunto, questa Canon di cui vi parlavo prima, e quindi ho iniziato con quella. È comunque una buonissima videocamera, infatti vi lascio il link qua sotto nell'info box, il link diretto al sito di Amazon, che poi è dove acquisto praticamente quasi tutto per quanto riguarda l'elettronica, quindi videocamere e softbox. Vi lascio quindi tutti i link qua sotto diretti ad Amazon. E quindi ecco, avevo iniziato a fare video con quella videocamera e poi nel corso del tempo ho visto la crescita del canale e quindi ho pensato di migliorare la qualità dei miei video e ho deciso di acquistare una reflex. Questa ve la consiglio assolutamente perché innanzitutto ha lo schermino, quindi io riesco a guardarmi, vedere se sono a fuoco e vedere l'inquadratura, se mi piace oppure no, vedere se a volte è sfalsa i colori, insomma ho la possibilità di vedere nello schermino e quindi di rendermi conto se l'inquadratura, se la messa a fuoco, se c'è tutto, se è tutto a posto, insomma. Quindi questa è la cosa fondamentale, secondo me deve esserci,
perché se non avete lo schermino che voi potervi vedere diventa un po' più complicato perché dovete collegare al computer, insomma diventa un pochino più complicato e quindi a mio avviso è molto più scomoda una reflex che non ha lo schermino dove potersi vedere. Ecco perché poi ho scelto di acquistare questa reflex. Questa è una Canon professionale appunto, però è una via di mezzo. Ho preferito stare, non prendere però il modello più economico, non prendere neanche quelli più cari, perché ci sono videocamere che costano anche 1000 euro, tantissimo. Questa invece penso che sia una via di mezzo. Mi trovo molto bene e ve la consiglio. Se avete intenzione di acquistare una nuova videocamera, se fate dei video o comunque anche una, volete avere in casa una bella videocamera per fare delle foto, ok, io questa ve la consiglio assolutamente perché è abbastanza semplice. Certo, la prima volta che mi è arrivata non sapevo bene come utilizzarla, però se andate su Google ci sono comunque delle guide che vi aiutano a farvi capire come utilizzarla, c'è anche il manuale di istruzioni, quindi insomma quando mi è arrivata all'inizio ero un po' così, non sapevo bene utilizzarla e poi col tempo ho imparato. L'obiettivo che utilizzo su questa videocamera è il 18-55 mm, praticamente è l'obiettivo base. Potete scegliere quando decidete di acquistare questa videocamera di prendere o soltanto la fotocamera stessa, quindi la videocamera, il corpo della videocamera senza obiettivo. Se invece decidete di acquistare con l'obiettivo, cosa che ho fatto anch'io perché sennò sono inutilizzabili, io ho scelto questo, il 18-55 mm, perché è quello base, è quello classico, è il primo da cui partire. Poi col tempo vedrò se acquistarne di altri, però per il momento sono contenta così, sono soddisfatta così, per quello che serve a me va benissimo e quindi ecco, sto utilizzando questa Canon con questo obiettivo. Il cavalletto invece l'ho acquistato quasi subito dopo l'apertura del canale perché l'avevo trovato in un negozio di elettronica. Avete presente quando entrate in questi negozi e all'inizio ingresso ci sono queste ceste che contengono gli articoli magari ad un prezzo speciale oppure ultimo pezzo? In quelle ceste avevo trovato questo cavalletto e l'avevo pagato tra i 13 e i 15 euro, quindi pochissimo. È un cavalletto molto buono, non mi ha mai dato problemi, ancora ce l'ho, ancora intatto, è passato più di un anno e quindi fantastico. Secondo me non serve spendere grosse cifre per quanto riguarda il treppiedi, perché io con 13-15 euro me la sono cavata assolutamente, anche se credo che potete trovarlo anche nei negozi dei cinesi. Poi passo ai softbox. I softbox secondo me sono fondamentali per le riprese dei video, perché io tendo a fare comunque, cerco di fare i video con la luce naturale, quindi fare video di giorno, perché comunque la qualità è molto più bella, nel senso la luce è molto più bella. Però secondo me sono fondamentali anche i softbox. Io li utilizzo sempre, se che registro di giorno, se che registro di sera, non mancano mai. Inizialmente avevo preso un softbox, tra l'altro sto guardando perché ho la batteria scarica, spero di riuscire a registrare questo video tutto nello stesso momento. Comunque, inizialmente avevo preso soltanto un softbox, vi lascio anche di quello il link qua sotto nell'info box, e l'ho usato per un po' di tempo. Però per la mia esperienza personale almeno, vi sconsiglio di utilizzare soltanto un softbox, perché la luce arriva diretta soltanto da un lato e quindi le altre zone dell'inquadratura restano un po' più scure, ci sono più ombre, quindi un softbox ve lo sconsiglio. Però io all'inizio non sapevo di questa cosa e quindi ne ho acquistato soltanto uno, che devo dire sinceramente però ho usato veramente per diverso tempo, per tantissimi mesi. Però un giorno mi è caduto e si è rotta la lampada che c'era al suo interno. Allora sono andata alla ricerca dai fotografi qua della mia zona, ho chiesto se potevano procurarmi una lampada per un softbox e mi avevano chiesto una cosa come 50 euro. E io il softbox, se non vado errando, l'avevo pagato 47 euro mi pare. Quindi ho detto non ha senso spendere 50 euro per una lampadina, quando il softbox stesso l'ho pagato meno di 50 euro. E quindi alla fine ho trovato una lampada al supermercato a luce fredda, che ho sostituito quella rotta, però mi sono accorta che non faceva luce come la lampada che c'era prima. Quindi ho fatto i miei calcoli e alla fine ho deciso di acquistare altri due softbox, che sono quelli che sto utilizzando adesso. In realtà li sto utilizzando tutti e tre perché mi dispiace e non utilizzare più il primo che avevo acquistato. Quindi ho due softbox grandi da questi due lati, anche di questi vi metto il link sotto nell'info box. Hanno la base, la struttura molto più leggera rispetto al primo che ho acquistato, però sono molto più grandi e a mio avviso fanno molta più luce. In ogni softbox c'è soltanto una lampadina, perché sono andata sui softbox più economici, però ve li consiglio assolutamente. Gli ultimi due che ho acquistato mi piacciono molto, sono molto grandi, fanno una bella luce e ve li consiglio. Quindi trovate tutti i link sotto nell'info box se siete alla ricerca di softbox economici ma che funzionino bene. Questi io ve li consiglio e vi metto tutto qua sotto nell'info box. Poi un'altra cosa che
mi sono dimenticata di dirvi che memory card utilizzo. Per questa videocamera utilizzo una memory card da 32 giga a una velocità di 10. Ora non so bene nel dettaglio, però sono sicura che ci sia il numero 10 scritto sulla memory card, perché la memory card che utilizzavo prima, sempre da 32 giga, aveva la velocità di lettura dei fotogrammi, ora non so bene, comunque inferiore a 10, e infatti questa videocamera non me lo leggeva e non riuscivo a fare i video. Ho dovuto acquistare una successivamente, sempre da 32 giga, ma con una lettura di fotogrammi velocità 10. Ok, ci siamo capiti, una cosa del genere, e se la trovo magari ve la metto qua sotto nell'info box anche quella. Niente, quindi sostanzialmente queste sono le cose che utilizzo per registrare i video. E invece per quanto riguarda il montaggio dei video stessi, io ho un Mac e utilizzo il programma Final Cut Pro. Anche di questo, se lo riesco a recuperare, vi metto il link sotto nell'info box. È un programma secondo me ottimo per registrare, per montare i video, perché ci sono degli effetti molto particolari e molto belli. Sono, una volta che si impara, che si capisce bene come utilizzare questo programma di editing, escono dei video veramente fatti benissimo. Io so di grandi youtuber che utilizzano Final Cut Pro ed è un programma veramente super professionale, e se si sa bene come usare tutte le varie funzioni, se si conosce bene il programma, escono dei video veramente spettacolari. Io imparo qualcosa di nuovo ogni giorno, ogni volta che monto un nuovo video scopro una nuova funzione. E quindi ecco, io vi consiglio assolutamente questo programma se avete un Mac per montare video. Prima di Final Cut utilizzavo iMovie, che è già installato sul computer. Quando lo acquistate c'è già installato questa applicazione, questo programma iMovie. Però secondo me è meno professionale rispetto ai Final Cut. Ci sono meno dettagli, meno funzioni per fare video, effetti più particolari. iMovie è molto più basico, si può tagliare il video, si può mettere anche lì qualche effetto, c'è la musica, però sicuramente Final Cut è molto molto più professionale. E niente, quindi questi sono tutti i prodotti, tutte le cose che utilizzo per registrare i video. Non so, fatemi sapere magari se vi può interessare anche a vedere quello che c'è dietro ai video, nel senso, adesso vi ho parlato della videocamera che utilizzo, dei softbox, eccetera. Magari però fatemi sapere se potrebbe interessarvi anche, non so, vedere la location, quello che c'è dietro la videocamera, quindi quello che sto vedendo io, il casino che c'è in giro, come parto per registrare un video, cosa faccio, insomma, sostanzialmente, perché voi adesso vedete la postazione tutta bella ordinata, le lucine dietro colorate, la candelina ogni tanto, non so, è là da qualche parte. Quindi la candelina, vedete, un ambiente molto molto carino, no? Bello da vedere. E invece io vedo un casino perché ci sono prolunghe, fili, softbox, cioè un casino immenso. Adesso è anche abbastanza ordinato perché sto facendo un video chiacchiericcio dove parlo, però magari quando faccio dei video, film, dei Get Ready With Me, che ci sono trucchi ovunque, a volte mi cadono in terra, pazzesco. Non so, magari fatemi sapere se vi può interessare anche questa tipologia di video, insomma, vedere quello che vedo io dietro i video, insomma, quello che c'è dietro i miei video, il casino che invece voi non vedete. E niente, io non vi perdo più in chiacchiere perché pure che questo video sia venuto lunghissimo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!